elettori di Mazara del Vallo, soprattutto seguaci di Vivi Mazara, buonasera. Benvenuti a questo altro appuntamento che ci proietta sempre di più verso le amministrative dell'8 e 9 giugno. Come preannunciato, questa sera abbiamo il candidato Carmelo Spanò, detto Fabrizio, candidato al Consiglio Comunale a sostegno dell'attuale sindaco Salvatore Quinci. Allora, benvenuto innanzitutto Grazie, grazie Fabrizio. So Piero. che la tua precedente intervista veramente ha scosso gli animi di tanti giovani Sì. ed è andata alla grande. Io sono contentissimo perché nella prima intervista hai lanciato tanti messaggi importanti come premessa che oggi vuoi approfondire. E questo veramente ti fa onore, come dicevamo, quando ci sono dei candidati che sanno esprimere il loro pensiero politico e programmatico. Questo deve fare onore alla città di Mazara del Vallo e poi quello che merita il voto al Consiglio Comunale. E allora, la sintesi della prima puntata è stato un abbraccio col mondo della gente che ti ama e che vogliamo ricordare in questa giornata. La strage di Capaci, tu poc'anzi mi dicevi Piero, è doveroso, io ci tengo come premessa, perché ne abbiamo parlato anche su Vivi Mazara, il 23 maggio del 1992, nessuno potrà mai dimenticare quello che è successo sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Capaci, quando nel premere un bottone la mafia fece saltare in aria con tanto di tritolo l'autostrada, almeno parte, uccidendo la scorta di Giovanni Falcone. Falcone ferendo a morte poi la compagna, no? Che morì poi al pronto soccorso e che tu ti vuoi onorare di ricordare. Sì, innanzitutto grazie Piero per questa introduzione. Volevo salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci ascolteranno nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Io sì, vorrei fare appunto un passaggio, anche come dire, scritto un pensiero, no, in questa giornata che ha cambiato un po' le sorti di quella che è la Sicilia. Quindi non la politica siciliana, bensì la Sicilia, il modo di pensare, di vedere determinate cose. Quindi, allora, Falcone, come ben sappiamo, è stato un giudice, ma soprattutto anche un uomo che nella sua vita fondamentalmente poi è stato lasciato solo. Basta guardare le sue interviste, ciò che disse, i documentari, i film, insomma, che hanno ricostruito quella che è la sua vita, fondamentalmente è stato lasciato da solo. Quindi prima lui diceva che prima ti delegittimano, poi ti isolano e poi ti ammazzano. Quindi è stato tante volte denigrato, accusato di essere a rivista, è stato tradito, abbandonato e ovviamente poi è stato anche appunto ucciso, ma non solo dai suoi colleghi, ma anche dallo Stato, che è la cosa peggiore che possa esistere. Ora, oggi, come ogni anno, il 23 maggio, noi lo ricordiamo, però noi dovremmo ricordare Falcone ogni giorno. Perché ogni giorno? Perché fino a quando noi continuiamo a denigrare, discriminare, tradire, delegittimare o cercare di raggiungere un risultato mettendo l'altro in continua cattiva luce, Falcone alla fine muore ogni giorno, cioè non muore solamente il 23 maggio. E questo io mi collego anche un po' in quello che è stata, diciamo, questa settimana, no? Che mi ha fatto anche molto riflettere, ma non da candidato, ma da cittadino. Io sono sempre studiato anche un po' comunicazione, sono sempre stato convinto che urlare, gridare non serve a nulla. Non è perché una persona urla vuol dire che c'è un ascolto, diciamo, maggiore. Anzi, c'è l'opposto, nel senso che le grida creano un senso di frustrazione nelle persone, di rabbia, di allerta, di rabbia, di negatività. Cioè, noi non possiamo più, come dire, stare lì ad assistere determinate situazioni che mi fanno riflettere proprio come cittadino, e poi non dobbiamo come dire, essere sorpresi che i giovani e meno giovani si allontanano, perché quando tu gridi, tu ti allontani perché è una sensazione negativa. Quindi, cioè, se noi è da 20 anni che assistiamo, io compreso, in quanto mi reputo ancora un giovane, no? Sentire urla, grida, queste denigrazioni verso l'altro.
fondamentalmente non fanno altro che allontanare le persone, e questo è il fenomeno che ha portato all'allontanamento di giovani, meno giovani dalla politica nazionale, regionale, ma soprattutto quella comunità, della appunto comunità mazzarese. Questo è il mio punto di vista al netto della mia candidatura, cioè io sono sempre un amante di creare gruppo, comunità, indipendentemente da qualsiasi colore politico, Beh, infatti partito. il discorso che stai facendo è bello e interessante perché non ha un colore politico. Zero, zero, noi siamo una E questo ti fa comunità e onore. quando io a volte sento alcuni amici, alcune persone che magari dicono, quando si parla ovviamente della politica in queste ultime giornate, è l'argomento più in voga della città, quando io vedo che ci sono giovani che hanno una visione, che portano idee, che portano tutta una serie di attività con quella grinta e positività, ma che sono anche in altre tipologie di colori politici, io sono contento. Io non sono contento quando si genera odio gratuito che porta a sgretolare la comunità. Questa è una cosa dove veramente mi fa riflettere, mi fa tanto arrabbiare. Il problema è che io non grido. Io cerco di esprimere con questa calma, come dire, Io che mi infatti, contraddistingue in ascoltando maniera. te, tu sei un esempio anche per i giovani perché dimostri di avere una grande personalità, di avere delle idee chiare, anche progettuali, e di essere un uomo non corruttibile. E Zero. questo è davvero importante perché molti giovani di oggi lo sono, perché farsi corrompere non gratifica di certo, anzi calpesta la propria dignità umana e progettuale, perché è chiaro che ogni giovane deve essere lasciato libero nelle proprie vedute, come lo sei tu. Tu nella tua vita ti sei sempre inventato il tuo lavoro, Sempre. a te non ti ha dato niente nessuno. Zero. E questo è un grande orgoglio anche Zero. per la tua famiglia, no? Se Assolutamente. oggi hai raggiunto dei successi a livello nazionale nella tua attività professionale, no? Da lavoratore, da professionista e da uomo, questo è grazie ai sacrifici che ha fatto la tua famiglia per te e te per te stesso, no? E Assolutamente. tu oggi stai cercando di tracciare una strada ed essere altruista dividendo quello che ti sei guadagnato nella vita, cioè il tuo percorso professionale, con gli altri giovani. Per cui Assolutamente. vuoi essere di aiuto e vuoi aggregare, vuoi che i giovani si avvicinano a te e vuoi dividere con loro le tue idee. Allora, guarda, mi collego a questo tuo punto, io mi reputo un grande altruista. Da noi si dice fa bene scoidatillo, no? In maniera Esatto. molto, 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 come dire, localizzata. Il problema è che quando tu fai bene scoidatillo è quando tu pretendi o ti aspetti che l'altra parte ti debba dare qualche cosa. E lì nascono le delusioni. Io non ho mai ricevuto delusioni, sai perché? Perché io, quando mi metto a disposizione dei miei amici, della mia famiglia, conoscenti, di persone che conosco in quel preciso istante, io lo faccio senza mai mettere una pretesa dall'altra parte. Quindi io non ho mai avuto una delusione, e qualora abbia mai avuto una micro delusione, è un'opportunità per riprovarci e continuare a essere te stesso. Questo è il mio DNA. Il DNA non lo puoi cambiare. Questo è Sei talmente altruista che mi hai sempre detto, Piero, a me pi piacerebbe creare per la nostra città un'aggregazione di giovani, cercare anche, perché no, di formare un tavolo tecnico che Assolutamente. aggreghi e che unisce per approfondire il tema della movida. In Assolutamente. questi giorni qui abbiamo avuto diversi giovani che ne hanno parlato. Tu sei stato il primo nella prima puntata qui a Vivi Mazzara, nello spazio qui da te autogestito, e dove hai fatto una premessa nella precedente puntata di giovedì scorso. Oggi ti riproponi cercando di andare nei dettagli su questo tema importante della movida. Vogliamo esternare quella che sarebbe la tua idea? Ma Certo. la prima cosa che ti chiedo, e che raggruppa tutto il cerchio, che cos'è la movida? Allora, è una bellissima domanda, perché purtroppo il termine movida a volte viene, come dire, confuso. Nel senso che la movida non è solo esclusivamente la vita notturna, no?
La vita notturna fa parte di come dire, di un'area un po' più grande che è quella considerata la Movida. Quindi la Movida è principalmente un termine che noi importiamo dalla Spagna negli anni 90, dove si indica appunto qualcosa di movimentato, cioè andare a vedere quei contesti regionali, comunali, quelle comunità che vivono una vita artistica, musicale, una vita di comunità abbastanza movimentata. Infatti, come dire, è scontato quasi dire che ci sarà un motivo per cui tantissimi giovani vanno in Spagna a fare le vacanze estive, perché trovano là quel concetto di movida che vivono appunto una vita movimentata a 360 gradi. Quindi la movida non è solamente discoteca. La movida fa parte di un contesto un po' più ampio che è appunto la vita culturale, musicale, artistica, eccetera, eccetera. Ora, seppur è un argomento spinoso perché bisogna sempre bilanciare quelle che sono da una parte la libertà dei giovani di aggregarsi e divertirsi, ma dall'altra parte c'è anche il rispetto di coloro che vivono per esempio in un centro storico, per esempio, e quindi la capacità di riposare e quindi di vivere quella che è la propria, diciamo, abitazione, la propria vita. E noi, la filosofia internazionale di cui tu stai parlando adesso, portando questo esempio semplice, dobbiamo applicarla a Mazara del Vallo. Esattamente. Secondo te è così difficile? No, perché alla fine io credo che non è niente è difficile. Ci vuole la volontà. La volontà non del singolo, la volontà di comunità, quello che dicevo prima. Quindi cercando di tramite l'ascolto di tutte le persone che fanno parte di questo, diciamo, di quest'area, no? Che fa parte alla fine di un contesto urbano. È creare quelle che sono le condizioni affinché si trovi un accordo bilanciato tra quelle libertà che dicevo prima. Quindi non è difficile e impossibile, bisogna lavorare, ci sono qui ho tutta una serie di come dire, attività concrete che Mazara potrebbe accogliere senza fare grandissimi sforzi, sviluppare addirittura altre parti altre aree di Mazara che magari hanno bisogno di svilupparsi, cioè non è che per forza la Movida deve essere esclusivamente centrata all'interno di un contesto del centro storico. Ci sono diverse tipologie di attività che fanno parte della Movida che possono essere sostanzialmente indirizzate in diverse parti comunque della città, ma lo vedremo fra poco con diciamo, le idee più tecniche insomma, che ho pensato per Ma forse Mazara. quel caffè è arrivato il momento del Sì, caffè. un caffè ci vuole, sì, grazie. Iniziamo a entrare nei Nel dettagli. vivo. Entra anche perché io penso che tu, sostenendo il sindaco Salvatore Quince, so che avete studiato anche qualche punto nel programma quindi Quinci. Allora io dico, il sindaco che ne pensa di tutto ciò, il sindaco Quinci? Allora, Che ha quando amministrato già questi primi 5 anni e diciamo si è dato un po' da fare anche per la Movida. È chiaro che le problematiche sono tante, no? È guarda, chiaro. io sono sincero, quando ho avuto modo di condividere un po' il mio pensiero su un argomento, ripeto, molto molto spinoso, ho vissuto 10 anni la Movida in maniera attiva, più che Movida la nightlife in maniera attiva, quindi conosco un po' i pesi e contrappesi Ma diciamolo, qual è il tuo ruolo per chi non ti conosce? Tu hai fatto il DJ. Sì, il DJ, insomma, eventi, ho organizzato insomma, insieme ad altri ragazzi diversi eventi e si respirava veramente un'aria molto molto felice di divertimento. Io non posso più dimenticare quando il lunedì mattina aprivo il mio cellulare, il WhatsApp e già, ma quando arriva venerdì? E io dicevo un attimino, è lunedì mattina, piano piano arriveremo anche a venerdì, no? Questo però mi faceva sorridere perché vuol dire che le persone, ragazzi che frequentavano quella tipologia di Movida e di Nightlife erano ragazzi che avevano voglia di divertirsi responsabilmente, perché il concetto che noi dobbiamo introdurre, secondo me, in questa tipologia di intervista è il concetto di divertimento responsabile. Divertimento responsabile significa amare, no? Il divertimento, avere rispetto per la città, cioè Mazara si ama, quindi non bisogna sporcare, no? Come dire, Esatto. il proprio paese, no? Bisogna collaborare con quelli che sono tutte le tipologie di attività imprenditoriali, di musicisti, artisti, servizi di sicurezza privata, cioè è una cooperazione, come vedi, che ha tantissimi margini di Certo. apertura, quindi E che seppur.
muove tanta economia. Certo che muove tanta economia, si generano posti di lavoro, per esempio tutti come dire, le attività come i pub che hanno bisogno di ulteriori risorse, quindi umane, per poter come dire, soddisfare e fare un servizio di qualità per appunto gli avventori. Ripeto, i musicisti, gli artisti, ma ci sono anche tutta un'altra serie di eventi, no? Cioè, ripeto, non è solamente movida, non è solamente musica, ma è anche cinema, ma è anche lettura. Cioè, non tutti, come dire, magari chi non ama il locale, chi non ama per esempio la discoteca, si può, come dire, trova magari l'alternativa in delle altre come dire, tipologie di attività, certo. No? Sì. Che ci possono contraddistinguere, quindi ampliare l'offerta. Bene, e per ampliare l'offerta ci vuole l'appoggio di tutti. Intanto ci vuole il buon caffè. Grazie. Che prendiamo solitamente, perché gli ospiti qui devono essere trattati proprio non bene di più. Allora, io lo prendo freddo il caffè stasera. Bene, allora, tu intanto hai fatto degli incontri in settimana. Hai girato anche nel mondo notturno e diurno, no? Sì. In questa settimana com'è andata la tua propaganda elettorale? Come sono andati i tuoi incontri? Allora, devo essere assolutamente sincero. Io dopo la nostra intervista appunto di giovedì scorso ho ricevuto veramente tantissimi messaggi che mi hanno fatto riflettere. Questi messaggi recitavano, no? E vedevano questi ragazzi che sono ovviamente all'estero o comunque al nord Italia, comunque non vivono nel nostro paese, come un po' si sono rivisti, no? Io avendo vissuto ovviamente, come dire, all'estero, avendo avuto esperienza fuori, so quanto si sta, sì, ok, c'è il lavoro e tutto, ma quanto invece il territorio è come una calamita, no? Cerca sempre di richiamarti, e rivedono in me un po' il loro cuore, no? Cioè, sì. Si sono rivisti in questa tipologia di discorsi, di speranza, mi supportano. Io anche persone di cui non mi sarei mai aspettato un supporto del genere. D'altra parte c'è anche, come dire, ho avuto modo di incontrare diverse persone appunto che lavorano, tornando al discorso della movida, che bisogna contrastare sicuramente la mala movida. Questo è una cosa che ovviamente è sotto l'occhio di tutti ed è molto molto importante, perché una cosa è il divertimento responsabile, no? Quello che sente, esagerare. Esattamente. Una cosa è contrastare quelle attività che non sono tollerabili, ma non sono nella movida. Anche in altri ambienti. Io ho ascoltato quelle che sono le difficoltà anche dei giovani di oggi, tra l'altro la maggior parte non sono neanche votanti, quindi questo per far capire che non è una questione direttamente politica, ma cercare di raccogliere quante più informazioni possibili e capire come costruire, no, delle azioni concrete e mirate per diciamo i vari io, giovani, insomma, diverse tipologie di età e di esigenze. Ho percepito attraverso anche i commenti post trasmissione che in te c'è molta fiducia da parte dei giovani e meno giovani, perché ti sei dimostrato molto pratico nelle cose che dici. Cioè, tu non parli il politichese, tu parli il linguaggio semplice, poi quello che vuole ascoltare la gente, perché la gente della politica è davvero stanca, diciamolo chiaramente. No, anch'io sono sincero, sono stanco. Soprattutto i giovani. Allora, quello che dico io, mettiamo caso viene eletto, ecco. Quale sarà il tuo programma per il prossimo quinquennio all'Assise Mazzarese? Allora, io il mio programma nasce, come dicevo prima, dall'ascolto delle persone. Perché io posso avere una visione personale delle cose, ma può essere diversa da quella tua, certo, di quella di altre persone. Quindi è un po' l'ascolto di diverse, diciamo, ere da parte sia dai giovani, meno giovani, eccetera eccetera. Anche perché la città poi non è solo movida. Sì, no, assolutamente, è un punto turistico. Allora, tornando al concetto di comunità, qualsiasi cosa si fa per Mazara, seppur da una visione d'evoluzione, racchiude tutta la comunità.
Anche la movida, no? È un patrimonio per la comunità, perché il genitore, se sa che il figlio o la figlia esce durante il weekend, ci sono degli eventi, c'è la sicurezza, sicuramente dorme a sogni più tranquilli rispetto che la figlia o il figlio devono fare decine o centinaia di chilometri per andare a trovare divertimento altrove. Capito? Quindi vedi come è un patrimonio che porta anche ad altre tipologie Certo. di ere. Quindi, allora, sicuramente la prima cosa che andrò a proporre è quella di creare le condizioni per un tavolo tecnico dove tramite associazione in rappresentanza di quelle che sono appunto gli esponenti musicali, locali. Di chi abita nel centro storico, cioè quindi le forze dell'ordine, le forze di sicurezza privata, perché è anche importante che ci sia un personale che è formato e quindi anche gli enti di È formazione. importante, è Certo. fondamentale in primis il ruolo di Sua Eccellenza il prefetto. Assolutamente, Ecco, di assolutamente. fondamentale Sono, importanza. come vedi, tanti come dire, gli Le stakeholder, le componenti. componenti esatto che devono sedersi all'interno di questo tavolo tecnico, altrimenti non se ne viene fuori. Io, per esempio, porto un'esperienza mia, no? Quando vivevo a Malta, Malta, piena di milioni di turisti ogni anno, ma loro riescono a gestire questa tipologia di turismo in maniera molto semplice perché sono bravissimi nel fare la de-escalation. Che cos'è l'escalation? La de-escalation è sostanzialmente anticipare un eventuale problema, no? Quando ci sono folle, giovani, divertimento, ancora prima che questo può praticamente nascere. Questo può essere fatto solo con la formazione, quindi partiamo dagli enti di formazione. Gli enti di sicurezza privata che vengono formati a questa tipologia di eventi, connessione con le forze dell'ordine, il locale e poi tutto quello che riguarda l'aspetto musicale. Quindi, questa è una visione internazionale, ok, che riporto e metto a disposizione all'interno della nostra comunità. Cioè, se il ragazzo è siciliano, mazzarese, prende un aereo per andare in Spagna, trova il divertimento, si diverte, sta al sicuro, ok, ritorna integro. Idem, la stessa cosa deve accadere anche se non prende un aereo, quindi quando esce durante il weekend deve essere libero di aggregarsi e divertirti, ma in assoluta, come dire, tranquillità, perché ci sono tutta una serie di componenti che ruotano intorno a quella tipologia di attività capace di fare stare le persone al sicuro. Questo è anche il concetto di contrastare la malamovida, supportare la buona movida, ma che sia organizzata e che rispecchi e ci sia, come dire, un equilibrio tra La tutte cosa più le parti. bella di questi programmi elettorali, mentre ti ascoltavo, sai qual è? Che riusciamo a conoscere bene le persone, Certo. che guardandole per strada a volte dice: ma questo chissà com'è, questo candidato, se è candidato, perché, non perché. Qui, dietro questa scrivania, invece, andiamo a conoscere profondamente la persona, no? E ho notato che tra la prima puntata nostra e questa seconda, in te c'è anche quella sicurezza e avverti interiormente quello che vuoi realmente fare per i cittadini di Mazara del Vallo e per le istanze. Perché la gente non pensi che oggi si parla solo di Movida. Il qui presente candidato al Consiglio Comunale, Carmelo Spanò, detto Fabrizio, è aperto a dialogare sotto molti aspetti dove i cittadini possono chiedere le istanze. Attenzione, perché è chiaro che Certo. il ruolo del consigliere comunale è quello di essere aperto sulle varie problematiche di tutti i cittadini e della Esatto. città intera. Partiamo Assolutamente. da questo Assolutamente. presupposto. Lui, avendo vissuto una vita a contatto con i giovani, è chiaro che vorrebbe dare una certa regolamentazione al settore anche dei giovani, che è la Movida ed altro, e non solo, far crescere turisticamente la città. Ed è quello che Assolutamente. chiedono tutti, qui lo Certo. chiedono tutti i giovani candidati al Consiglio Comunale. E allora Fabrizio, qui ti diranno adesso, detto non solo Fabrizio, ma detto anche Movida. Fabrizio, il voto non è valido, attenzione, dovete scrivere nella scheda, innanzitutto mettere la X, giusto, sulla Esattamente. lista, Salvatore Quinci Salvatore Sindaco. Quinci, sindaco, Sindaco. attenzione, non sbagliate, e poi a fianco mettere il nome che volete voi. Avete la scelta tra Carmelo O Spanò, Fabrizio. detto Fabrizio. Non Esattamente. sbagliate, perché altrimenti si perde il voto. Allora, come vogliamo chiudere questo
secondo nostro incontro. Io voglio chiudere in questo modo, che bisogna, ripeto, per collegarmi un attimino a quelle che sono le idee, puntare su una Mazara under 35, che sono i giovani che cercano questa attività di turismo, quindi oltre alle opportunità turistiche che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato giovedì scorso, abbiamo anche ulteriori. Questo come si fa? Si fa con la collaborazione, per esempio, di tutte, anche in questo caso, componenti turistici, no? Quindi anche le attività imprenditoriali che sono specializzate in turismo, quindi promuovere un'offerta capace di avere una capacità economica per appunto gli under 35. Quindi la cooperazione tra la radio locale, voi ne sapete qualcosa, insomma, voi organizzate certo. tanti eventi, quindi questa tipologia di sinergia è collegarmi con la creazione di eventi di caratura non più locale, che sono molto molto certo. importanti. Io quello ce ne vorrebbe uno ogni giorno, sinceramente, nazionale. Ma ci vorrebbero anche delle tipologie di eventi capaci di richiamare queste tipologie. Patrizio, lì io vengo anche in soccorso a ciò che occorrerebbe per questa tipologia. Assolutamente. Le strutture. Esattamente. Perché la città ha bisogno di una tipologia di strutture certo. anche per ospitare grandi concerti. Assolutamente. E allo stato attuale bisognerebbe creare i presupposti, un'area adibita ai concerti, e Mazara del Vallo oggi come oggi non ce l'ha. Negli anni passati, e parliamo di almeno 15 anni fa, quando si facevano i grandi concerti, si facevano allo stadio comunale. Mi ricordo. Perché? Perché non c'era l'erba sintetica, sì. c'era il terreno proprio in calcio, in terra battuta, e lì si potevano fare tutti gli eventi, anche io ne organizzai sì, sì. diversi. Ma allo stato attuale abbiamo bisogno di un'area per eventi, altrimenti i grandi cantanti qui non possono mai arrivare. Assolutamente, e mi collego al discorso che ho fatto prima sul individuare delle aree esatto. che non sono solamente il centro storico, dove andare a organizzare questa tipologia di eventi con radio locali, nazionali, di caratura nazionale e internazionale. So che il sindaco Quinci ha già avviato il progetto di un palazzetto non dello sport, ma dove andare a fare eventi, e questa è stata una grande notizia per me, che sogno da una vita, no? Di azzerare confini anche esatto. nel concetto della movida. Infatti volevo chiudere ringraziando comunque tutti coloro che oggi veramente, tra mille robe amministrative, burocratiche, difficoltà che ci sono, organizzano, si mettono in gioco, i miei colleghi, insomma, i ragazzi che suonano e cercano veramente di dare un'alternativa per i giovani. Questo bisogna veramente dire loro grazie e fare anche un grande applauso, perché so, io un po' dall'interno so quanto è difficile, no? Stare lì con quella che è tutta la parte soprattutto burocratica amministrativa, quindi dobbiamo ringraziare queste, diciamo, gli operatori che ruotano intorno all'attuale movida. La prossima settimana affronteremo altri argomenti importanti. Intanto io ti ringrazio per avermi ospitato, al contrario. Questo è uno spazio tuo autogestito, no? Okay, cioè io devo ringraziare Emanuele Campisi alla telecamera. Grazie veramente. Grazie. Buon percorso di campagna elettorale, buon cammino. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie mille. Grazie. Buon pomeriggio.